Una situazione che anche nel pomeriggio ha riversato sui nostri territori, soprattutto su Genova e l'entroterra di Genova, un quantitativo d'acqua molto importante che era quello che purtroppo ci aspettavamo già da una settimana. Abbiamo specificato già oggi che allerta arancione significava non abbassare la guardia, ma semplicemente limitare un territorio dove ci aspettavamo ingenti piogge. Quanto è accaduto ancora in questi minuti, stiamo gestendo alcune situazioni emergenziali nei comuni di Campo Ligure e di Rossignone, che sono proprio al confine con il Piemonte e che ci stanno dando, come dire, particolari problemi per le intense piogge che sono ancora in atto. Quali sono i corsi d'acqua messi sotto stress da queste precipitazioni? Ma direi che tutti i corsi minori e quindi tutto ciò che riguarda il reticolo minore dei comuni che sono stati toccati dalle piogge, direi, nelle ultime settimane, hanno risposto in maniera molto repentina. Aggiungerei che purtroppo sono molto saturi e quindi basta un minimo quantitativo di pioggia per farli riprendere la loro attività quasi ai limiti di esondabilità. E quindi stiamo assolutamente monitorando tutto, sentendo i sindaci con i centri operativi comunali. Fortunatamente, rispetto al quadro di allerta rossa e arancione delle ultime 24 ore, i disagi che stiamo patendo sono comunque dentro i limiti di disagi gestibili dalle protezioni civili dei singoli territori. E questo è un bel dato, perché evidentemente fino ad ora il nostro territorio ha retto rispetto a quantitativi molto importanti d'acqua. Resta l'allerta gialla almeno fino alla mattinata di domani alle 8. Qual è lo scenario meteo che si va prefigurando per queste ore? Direi che è una situazione che sicuramente ci accompagnerà fino a domani mattina, poi l'allerta finalmente cesserà. Nelle prossime 24-48 ore dovrebbe esserci una prima tregua per poi annunciata un'altra perturbazione in arrivo, che ha una caratteristica di essere certamente più veloce di quella che ci sta attraversando ancora in questi minuti e che probabilmente ci attraverserà tra la notte di mercoledì e giovedì, ma saremo evidentemente più precisi dai prossimi bollettini della metà giornata di domani.